Ciao a tutte, pomeriggio, lunedì. Avete visto ieri che siamo andati da zia Rosa, che abbiamo festeggiato il compleanno di zio Giovanni, e ora siamo in campagna e andremo a piantare le piantine che abbiamo preso. Di tornare a lavorare qua un attimo, tanto mi sono già preso il vantaggio qua io a stendere le piantine, piano già tipo pianta. Volevo dire che quando manco qui su YouTube, che i video appunto non li vedete sempre caricati eccetera, è perché sto qui, sono impegnata, purtroppo ragazzi YouTube non mi dà da vivere, perché se mi dava da vivere invece cambiamo di stare mestiere. Ecco, cambiamo mestiere, cioè davvero è un guadagno irrisorio il mio, parlo del mio perché in base al canale, in base a quante visualizzazioni ha un canale, YouTube paga ovviamente, il mio canale è piccolissimo e quindi guadagno una miseria per dire, vabbè comunque siamo qui, stiamo piantando le zucchine.
poi pianteremo, cioè sono schiacciato qua, non lo so, poi pianteremo i pomodori e i peperoni, che ci siamo scordati di dirgli che voleva, ci siamo dimenticati i peperoni e le mani tutte sporche di terra. E poi abbiamo preso anche qualche melanzana per uso nostro familiare. E quindi ragazzi, ci mettiamo al lavoro, continuiamo a lavorare. Ragazzi, siamo tornati a casa. Poi non vi ho ripreso niente perché avevo la memoria piena al telefono, perché ho batteria scarica e memoria piena. Queste sono le due cose che mi perseguitano. Comunque noi ora pranzeremo, cioè faremo la cena come se fosse un pranzo, perché a pranzo abbiamo mangiato veloce. Così farò la pasta con i carciofi. I spaghetti con i carciofi sono buonissimi. Semplicemente, ma ve l'ho già fatto vedere, comunque per chi non l'aveva vista, cioè anche per chi non l'ha mai visto, questa qui, questa ricetta semplicissima. Metto olio, aglio, prezzemolo e carciofi, soffriggo e poi condisco la pasta. Ragazzi, non ci crederete, ma è buonissima. Ora peso gli spaghetti. Cosa mancate? C'è Greta sotto. Ora peso gli spaghetti e ci facciamo una bella pasta. Io ho tutte le mani rovinate, guardate ragazzi, è in campagna. Purtroppo non sto sotto una scrivania e mi tocca tenermi queste mani. Comunque sono pulite, solo che sono tutte rovinate. E niente, metto la pasta e si va qua finalmente. Ragazze, sono nella cameretta di Greta, sto montando l'altro vlog, questo vlog qui che state vedendo adesso, e lo voglio andare a chiudere in modo che poi ne inizio un altro. Vi volevo dire che, come avete visto, siamo andati da zia Rusa domenica scorsa e ha preparato buone cose, buone come sempre. Non ho ripreso la pasta, aveva fatto due lasagne, la lasagna classica e la lasagna ai funghi, sempre buonissime. E, per quanto riguarda la torta, partiamo dall'inizio perché sono stata detto vlog in modo che mi ricordo di tutte le cose che vi devo dire. La torta l'ho bagnata con l'Alchemess, ci ho messo una parte di acqua e due parti di acqua e una di liquore. Se andate nel video precedente a questo, appunto, vedete tutta la preparazione. La ricetta del pan di Spagna la trovate, scrivete torta della nonna sul mio canale, scrivete Maria Carmela torta della nonna e trovate la ricetta di un compleanno, appunto, dove faccio vedere il pan di Spagna, la crema pasticcera e tutto come lo faccio. Inutile ogni volta stare a riprendere sempre le stesse cose, perché comunque lo faccio spesso, a meno che poi a voi non interessa rivederlo e poi la prossima volta magari vi faccio vedere tutto il procedimento. Niente, l'ho bagnata così con l'Alchemess, poi ci ho messo crema e cioccolato, l'ho guarnita così e poi ci ho fatto la scritta con la Nutella. Poi siamo avanti, quindi ritorno a zia Rosa. Zia Rosa ha preparato poi due rustiche, una era con la zucchina e l'altra era con le melanzane, era buonissima, tipo parmigiana. Comunque, se volete la ricetta scrivetemelo nei commenti che gliela chiedo e vi faccio sapere come l'ha fatta. Ma penso abbia soffritto le melanzane a cubetti e poi appunto ci ha messo un po' di salsa di pomodoro, credo, e mozzarella, era buonissima. Poi ha fatto l'altra con la zucchina, penso sempre nello stesso modo. Poi che cosa ha più? La carne, ragazze, ha fatto questa carne che sono delle costine di maiale, ne ha fatta tantissima, infatti ne è rimasta parecchia e ce l'ha data anche a noi, abbiamo mangiato il giorno dopo. Ha fatto questa carne qui che io sto vedendo qui al computer, appunto, c'ho l'immagine davanti. Questa carne qui sono delle costine di maiale che vengono cotte a bassa temperatura in forno, hanno una cottura lunga di circa 2 ore e mezza se non sbaglio, e poi va fatta questa glassatura con questa salsa
che se a voi interessa sapere la ricetta, chiedo bene a zia Rosa, magari la prossima volta che vado riprendo anche lei stessa che me lo dice come l'ha fatto e ci ha messo un po' di cose per fare questa glassatura e poi appunto l'ha passata sulla carne e dirà la fine del mondo. Tenerissima, bella, super umida, magari mi metto a fuoco a me nel cappotto di Greta, che tra un po' usciamo. È buonissima. Vediamo un po' che cosa vi dovevo dire più. Ah, niente, come avete visto, poi siamo andati in campagna, abbiamo piantato le piantine. E ho fatto la pasta con i carciofi. Niente, vi volevo fare un riassunto per spiegarvi le cose che non vi ho spiegato. Appunto, se volete queste ricette, vi volevo dire questo. Che più, vediamo se mi ricordo. Ah, poi ragazzi, volevo dire, se vi va di seguirmi su Instagram, lì potete trovare, diciamo, tutto sempre in anteprima. Metto sempre qualche video, qualche cosa, o se ci sono dei giorni che non vloggo, che comunque non è che vloggo tutti i giorni, quando non vloggo, comunque metto qualche storia su Instagram, così lì potete vedere tutto e seguirmi. Niente, era questo quello che vi volevo dire. Il mio profilo Instagram è questo, vi lascio qua il nome del mio profilo Instagram. Invitami a seguire lì. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, lasciate like se questo video vi è piaciuto. E io adesso vi saluto, vi mando il mio solito grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!